Benvenuti amici di TV Cam alla nuova puntata in campo. Risultati, classifiche, immagini e interviste di tutte le manifestazioni delle SC Sardegna e delle SC Cagliari. Anche il cameraman non è che sia fortissimo, eh. Un po' di stretch. Dario dietro e davanti Mauro e Roberto, Paolo te qua. Rombo! Girati Mauro! La mezza! Vai! Bravo! Bravo Ricky! Bravo Marco! Bravo Ricky! Bravo Ricky! Chi l'ha data? Chi l'ha data? Grazie! Accompagnatela solo! Provala! Bella! Grande Paolo! Bravo Tiba! Grande Tiba! Oh, non si molla un cazzo! Simone! Grande Tiba, grande
bravo, bravo! Beh, allora, se abbiamo cominciato male, abbiamo subito il gol, poi per fortuna dopo i ragazzi si sono ripresi e hanno cominciato a giocare e siamo riusciti a fare un paio di gol. Quanto è finita adesso? Non mi ricordo, 4-1? Sì. 5-1, beh, è andata bene, niente. Speriamo di continuare a vincere, così ce ne andiamo su nel posto dove ci merita, perché stiamo giocando veramente bene. Forza colpo grosso! Facciamo le tirate. Arriva!
Uno largo! Vai Paolo! Bombo! Possiamo giocare con due anni, con due attaccanti, massimo. Vai Marce! Vai che buona! No! Abbiamo avuto molte occasioni da gol non sfruttate dai nostri attaccanti, però alla fine, grazie a Tonino Pietosi, abbiamo salvato la nostra patria, la nostra salvezza, diciamo, abbiamo fatto 3 punti. Grazie a Tonino Pietosi. Vedo i tuoi compagni che dicono, ma quale la salvezza di Tonino Pietosi? Sì, cioè, c'era sì. Lui 3-0 per grande me vinto. Tonino, grande Tonino, grandi tutti, hanno fatto una bella partita. Partita corretta, grazie anche all'arbitro, ha arbitrato una bellissima partita. È forte il mister. Complimenti a tutti. Grazie. È forte. Abbiamo fatto una gara molto buona, posso dire. Tranne purtroppo oggi avevamo anche degli assenti, ma tutto sommato dai... Il risultato, loro hanno attaccato di più, noi ci siamo un po' difesi, abbiamo avuto pure qualche azione ma purtroppo l'abbiamo fallito. È giusto il risultato, dai, tutto sommato. Grazie. Ciao.
furbi, furbi. Oh! A questa parte che non c'è. Guarda lì, Guarda Gugli! Metti in mezzo, Gugli! Bravo, bravissimo! Ciao! Largo lì! Ma chiamateglielo voi, Giulio! Uno solo, Pedala! C'è! Mamma mia, l'ha lasciata uscire! Dividetevi bene! Ora! Blocca! E zero! Vai via! Entra dentro, Angelo! Ragazzi,
ci sono, cazzo! Ma come cazzo ho fatto sbagliato? Dai, male è possibile. Guido. Abbiamo iniziato un po' in salita. Però siamo riusciti così occasionalmente a pareggiare, a metterla in sesto. Poi alla fine c'era un'occasione da una parte e un'occasione dall'altra, però insomma alla fine forse era più giusto il pareggio. Come sono andate le cose. Il fortunio, il secondo gol, il fortunio del nostro portiere, passando la palla in mezzo alle mani. Continuiamo. Va bene, grazie. Era abbastanza tirata, se vogliamo usare questo termine. Noi sfortunati con l'infortunio del portiere, però insomma ci siamo messi bene. Abbiamo poi grande punizione di Ignazio che ci ha portato alla vittoria, insomma credo che tutto sommato la vittoria ci stia, anche se loro devo ammettere che sono una bella squadra e hanno giocato, quello sicuramente.